Ciao a tutti ed eccoci di nuovo qua su StarCraft 2 per commentare una partita di Neo, giocatore della comunità italiana che più volte ci ha lasciato dei replay per essere commentati su questo canale. Io intanto ho scoperto proprio oggi per caso su Heroes of the Storm che effettivamente si può spuntare e si può togliere in realtà la spunta da mostra timer nei replay, e quindi adesso finalmente non saprete più quando una partita finisce. Detto questo, faccio veramente un mea culpa, vado leggermente avanti nei momenti morti della partita. Siamo in un Terran contro Protoss, sì, in un Terra contro Terran, una partita ladder. Neo che mi auguro di vedere il prima possibile in diamante, perché insomma è un giocatore abbastanza completo e se lo merita. L'ho visto più volte nelle sue partite in questo canale, devo dire ha avuto una crescita praticamente esponenziale. Parte con un Gas e non con un Arax, questo quindi mi fa intendere probabilmente una partenza aggressiva basata su una 1-1-1. Vedremo se poi deciderà di fare magari una partenza sulle Helion oppure una partenza sulle Banshee. Helion qualora magari decide di droppare, Banshee qualora decide magari di fare un Arras un po' più consistente. Va bene, entrambi praticamente diciamo, si sono scautati in questa prima fase, quindi si stanno controllando da lontano. Non è difficile capire ovviamente che la partenza di Neo è una partenza di Gas Fierce, in quanto quando il giocatore è arrivato ancora non c'era il centro di comando in produzione, il centro di comando orbitale in produzione. Piccola nota, io mi sono preso tantissime volte del map pack da gente che mi ha fatto una 11-11, e quando è arrivato ad attaccarmi avevo un'olina al posto della Rax. Sì, avevo un'olina, avevo un bunker al posto della Rax con gli SCV pronti a riparare, senza neanche bisogno di andare a scoutare le Rax. Come era possibile questo? In un modo molto semplice. Quando voi arrivate in base e vedete che la Rax che sta costruendo il vostro avversario non è in sincronia di produzione in termini di HP con la vostra, quindi cioè queste due Rax sono costruite in tempi diversi e la sua è un po' indietro. La seconda cosa che dovete fare, intanto qua l'avversario prova ad attaccare con un Reaper, le partenze di Reaper sono particolarmente fastidiose contro le partenze di Gas Fierce. Io infatti onde evitare i Reaper tendo a tagliare la produzione di SCV per un po' di tempo, poco, non tantissimo, è giusto 10 secondi, però quanto basta per fare la Rax a 12. Praticamente faccio 11-12 anziché 11-13. E quindi questa cosa mi permette di avere un po' più di marine, almeno un paio per quando arriva il Reaper, oppure magari già la fabbrica pronta da cui sta uscendo una Helion. Detto questo, e tornando a questo discorso, al discorso di prima, cioè quello dell'all-in, allora che succede a quel punto? Voi dovete andare a controllare se ci sono gas. Ok, se non ci sono gas e non vedete nessun centro di comando magari messo in produzione in natural, soprattutto non vi potete sbagliare. Se non ci sono gas e la Rax dell'avversario non è in sincronia con la vostra, vuol dire che sicuramente c'è una Rax nascosta nelle vostre vicinanze. O partite dal presupposto che l'avversario è arrivato in diamante per sbaglio, oppure partite dal presupposto che ha un senso la sua build e che è quello che effettivamente dovete fare. A quel punto capite che l'unica build possibile è una 11-11, perché tutte le altre build del Terran richiedono l'utilizzo del gas per fare diciamo degli all-in in early game. E quindi ovviamente l'11-11 si countera con un bunker. Va bene, Neo qua fa una partenza mista. Parte di Gas Fierce, però fa un tank, scelta, non c'era bisogno secondo me del tank, dico la verità, perché quando un avversario parte di Reaper si è abbastanza sicuro che non arriverà un all-in in tempi brevi, e il tank può essere interessante, ecco, contro magari all-in di tripla Rax monobase, ma altrimenti conviene sicuramente investire subito in Banshee, intercambiando subito la fabbrica con lo spazio porta, andando subito dall'avversario con la Banshee cloccata. Ovviamente cioè invisibile. L'avversario comunque ha capito, insomma, che le intenzioni di Neo, come potete vedere anche dalla torre, ma soprattutto dalla sua visuale. E in un contesto del genere, vediamo un po'.
Può comunque sia fare tanti danni. Perché comunque sia conviene fare una Banshee con l'invisibilità anche se l'avversario vi ha visto? Perché comunque sia un punto morto lo trovate sempre. Allora, già mettersi in questa posizione permette di focussare il tank e i marine. Mettersi in quest'altra permette di focussare tranquillamente gli SCV. Quindi è quasi impossibile per un avversario riuscire a coprire tutta la zona con le torrette. E questo per voi gioca sicuramente a vostro favore. Vediamo quindi che cosa farà Nio con questa Banshee. Brutto punto di ingaggio perché perde metà praticamente punti vita soltanto per capire che lì c'era una torretta. I Viking sono un'ottima counter. I Viking e poche torrette riescono a counterare molto bene una Banshee. Bastano giusto due torrette, quanto basta per dare visuale tutta la base, e a quel punto, perché le torrette rivelano le unità invisibili prima ancora che diciamo le unità invisibili entrano nel range delle torrette, e quindi sono utili magari per unità come i Viking che hanno un range di attacco di 9. Va bene, io nel frattempo continuo in questo periodo a giocare a Heroes of the Storm, ma continuo soprattutto a commentare le vostre partite. Io a breve chiuderò i battenti di questo canale per un po' di tempo. Francamente non so per quanto tempo il canale rimarrà chiuso, spero non molto. Però proprio in virtù di questo, appena mi dato il replay, solitamente provo a commentarlo. In questo periodo sono abbastanza impegnato soprattutto per lo studio, però le pause tra, diciamo, uno studio e l'altro le faccio, e non mi dispiace, insomma, commentare le partite, anche perché io non faccio nessun genere di montaggio, quindi questo per me è assolutamente un vantaggio. Non è che io vi faccio la partita e poi la rimonto dopo con musiche scritte o quant'altro. Giusto una volta l'ho fatto per l'introduzione e ecco, però ecco, solitamente non lo fa, e quindi questa cosa mi permette di commentare semplicemente la partita, fare la conversione quanto basta per caricarla su YouTube, per diminuire ovviamente le dimensioni del file. Poi in un successivo momento la vado a caricare, anche perché non caricarla in questo periodo non mi costa nulla. Vado spesso a studiare fuori casa, dove ho effettivamente una linea potente, e quindi mi basta lasciare il computer caricare il replay di YouTube mentre studio. Va bene, e quando finirà il tutto? Io credo che finirà nella settimana. Io credo che smetterò di caricare i vostri replay in una data imprecisata nella settimana del 15, credo. Ok, quindi mi pare che la terza sabato è 20. Comunque, ecco, nella settimana di sabato 20, in un tempo indeterminato, diciamo, mi prenderò una piccola pausa. Anche voi immagino che andrete in pausa, in quanto comunque sia le vacanze di Natale sono alle porte. Prepariamoci, i mega pasti, pranzi e cene stanno arrivando. E va bene, va bene. Quindi per adesso consiglio che posso dare a Nio è, mi raccomando, fai magari un po' prima la Banshee. Non c'è bisogno che fai un tank. Il tank fallo solo se vedi un all-in, se vedi un Reaper. Non ti curare di lui. Va bene, va bene. Vado un po' più avanti. Questa cosa che non sapete più quando finisce la partita è eccezionale. Come ho fatto a non rendermene conto prima, non lo sapevo. Cioè, è incredibile, però vabbè, capita. E me ne scuso con tutti quelli che mi hanno guardato 200 video per capire che, insomma, potevo togliere la spunta al timer, che potevo togliere questo timer. Va bene, va bene. Questi sono un po' gli erroracci, erroracci in senso buono, no, che si fanno. Solitamente quando un avversario arriva qui, anche se poi avete il vantaggio dell'armata, è comunque sia un errore, perché è improponibile che un avversario possa arrivare ad attaccare in main senza che noi ce ne accorgiamo. Questi sono errori grossi che non possono avere scusanti. In questi casi io consiglio una cosa in questa mappa, e non costa veramente nulla farlo. Mettete una mina qui e una mina qui. Ok? E poi dovete almeno tenere il controllo di o questa torre Xel'Naga o questa torre Xel'Naga. Controllo che tra l'altro Nio detiene. Però, come ho detto più volte, tra l'altro anche nell'analisi del map pool, si può facilmente, diciamo, evitare di essere visti passando magari per questo punto, magari con dei drop. Quindi molta attenzione, io lì una mina ce la metterei. O quantomeno un marine, quello che vi pare, una struttura. Mi ricordo che su Warcraft 3 ogni tanto si usava mettere le fattorie in giro per la mappa per capire quando un avversario stava arrivando. Qua potete mettere un deposito. Va bene, perdere due Viking così bisogna stare molto attenti e via, niente.
partita che in questo momento sta prendendo una piega strana perché l'avversario va di contain, però badate bene, io ho fatto tante partite all'attacco e non tutte mi sono finite bene, anzi devo dire la verità, giocare all'attacco è spesso molto più difficile di giocare in difesa, non tanto ovviamente perché bisogna capire come posizionarsi e tutto il resto, tanto perché quando si va all'attacco si ha una grossissima fetta di unità che non sta difendendo, mentre le nostre sono tutte lì a portata di mano. Gestire un drop diventa relativamente semplice e quindi a volte si viene infilati praticamente da dei marine che con lo steampack riescono a far fuori tantissimi SCV, tantissime CV. Anche qui piccola nota, questa medivac che è andata in giro per la mappa un po' così a caso, l'idea migliore è droppare in questo punto e poi andare a piedi. Quindi qualsiasi cosa ci sia in questo punto, voi siete preparati con l'unità a piedi. Se anche si perdono facendole combattere. Sono curioso di vedere il numero di SCV. Bassino, non è che poi di SCV ne abbia persi tanti Nio in questa fase della partita. Contro Terran, solitamente il numero di SCV è basso, vi ho fatto vedere anche tante partite di professionisti. L'ultima era, se non sbaglio, no, era Innovation contro Teja. Mi pare Innovation contro Teja. E comunque sia, per farvi vedere che magari arrivano ben oltre 12 minuti, anche verso 14 minuti, con meno di 60 SCV, però grosso modo hanno già tre basi e dai 50 ai 60 SCV almeno. E ovviamente stanno spesso all'attacco. Questa partita, beh, non è stata, diciamo, all'insegna dell'attacco. E beh, questo numero di SCV forse un po' meglio, mi raccomando, la macro, perché ad esempio anche adesso questo centro di comando non sta costruendo SCV, neanche questo, e abbiamo in bank qualcosa come 1700 di minerali, sono veramente tanti e quindi questi sono errori di macro. Tra l'altro adesso anche un piccolo psylocke, quando in queste situazioni, tra le altre cose, quando l'avversario comunque si è imposta un blocco di questo tipo, fa praticamente contain, dovete mettere un centro di comando direttamente in base, in modo tale che appena lo schiodate da quella posizione, potete liftare il vostro centro di comando e andarlo a posizionare laddove effettivamente serve. In questo momento io non vedo nessun centro di comando e l'avversario sta veramente prendendo un vantaggio di macro incredibile. Veramente, questi sono errori grossi. Si sta troppo tempo. Qua Nio è stato troppo tempo in contain. Bisogna fare molto più spesso le scan e capire molto prima quando si ha il vantaggio diciamo di attaccare, quando si ha un possibile vantaggio in fase offensiva. In questo momento l'avversario potrebbe regalare invece la partita incredibilmente a Nio, perché sta provando un improbabile switch a incrociatori in un momento della partita dove non serve assolutamente fare uno switch a incrociatori. Perché dico questo? Lo switch a incrociatori è una transizione che arriva sia che fate bio sia che fate mech quando la partita va in stallo totale, no? Quindi, oppure quando avete talmente tanto bank e talmente tante basi che potete riciclare la vostra armata che perdete quasi istantaneamente in Battle Cruise. Questo ragazzo, questo giocatore, perché poi insomma non conosciamo il suo sesso, ha praticamente avuto un ottimo vantaggio per quanto riguarda la macro, poteva sfruttare quel periodo di tempo in cui Nio era praticamente asserragliato in base per fare tipo 10 racks, ognuno patacorrettore, fabbriche, due spazi porti, magari, no, due fabbriche, uno spazio porto e andare giù pesante di bio. A quel punto magari aspettarlo che praticamente usciva, magari senza il tank, e provare una cliccata folle. Questo vantaggio non è stato praticamente sfruttato al massimo, vantaggio che come vedete è anche supportato da un numero di SCV che supera quelli di Nio di oltre 20 unità. Si è tra l'altro, guardate, si è fatto trovare praticamente completamente spiazzato in terza, non difesa, con troppi tank posizionati in main, dove la main era già più che sufficientemente difesa dalle torri, quindi completamente fuori posizione. Sono errori che strano, non li vedo fare molto spesso. Comunque questo errore riapre completamente le porte della partita a Nio, che fino a qualche momento fa, come diciamo giocatore di StarCraft 2, avrei dato per spacciato, dico la verità, eh. Comunque devo dire che questa partita a questo punto si è completamente riaperta e tutto può succedere. Più uno all'attacco dei tank, ottimo, più due e più due per quanto riguarda i marine, vediamo un po', più uno all'attacco dei tank anche per lui, soltanto 1-1 invece per i marine. Questo potrà fare effettivamente molto la differenza con un Neo che in questo momento sta portando il 2.
21 minuti, sono tantissimi, 21 minuti sono tantissimi per una terza. Va bene, non è giustificabile, non è giustificabile il contain, come ho detto, te appena toglievi il blocco dovevi subito avere una terza in volo che stava andando a posizionarsi. Arrivano tre Battle Cruise, tra l'altro 1-1, scusate, 1-0, ed è pochissimo. I Battle Cruise sono estremamente efficaci in grosse quantità e full upgrade. Se questo full upgrade non c'è, i Battle Cruise sono pessimi, soprattutto contro Marine. Sono pessimi contro Marine. I Battle Cruise tendono a, diciamo, andare in affanno invece contro Viking. Se avete anche Battle Cruise, i consigli sono due: o ci mettete dentro qualche Thor, oppure andate a vostra volta di Viking in supporto alle vostre Battle Cruise. Vedete come cadono velocemente i Battle Cruise. Poi adesso c'è questa bellissima cosa che permette agli upgrade della mech di dare anche gli upgrade alle unità aeree. E qua veramente guarda, qua è stato assurdo questo giocatore, perché ha mandato due Battlecruise praticamente da soli all'attacco, perdendoli, quando in realtà poteva utilizzare praticamente tutte queste grosse unità. Mi auguro che Nio prenda spunto da questa situazione per fare tantissimi Marine, un po' di Medivac e un po' di Viking. In questo momento un rapporto giusto sarebbe 2 Medivac, 3 Viking e 10 Marine alla volta. Almeno. E poi magari anche qualche Thor. Non ci starebbe male, perché comunque sia l'avversario non mi sembra propenso a fare tank. Quindi i Thor ci stanno benissimo. Ci stanno benissimo in questo momento i Thor. I tank ci stanno bene ovviamente quando l'avversario continua a fare Marine tank. Allora a quel punto i tank a nostra volta sono obbligatori, altrimenti siamo destinati a perdere. Ci vuole un centro di comando orbitale in questa posizione, centro di comando orbitale che non arriva, soltanto immune ad estrarre, anche questo piccolo errore, perché molto probabilmente la main sarà... ecco qua, sta portando... No, dov'è? Dove sono gli SCV della main? Ah, eccoli qua. Gli SCV della main sono stati splittati in questo punto, e mentre quest'altra viene utilizzata soltanto per i muli. Va bene, allora così glielo concediamo. Tantissimi Marine con Steampack, come ho detto non ci fai granché con le Battle. Le Battle Cruise sono buone se sono praticamente 200 psi, allora anche con i Marine non si fermano, perché le Battle Cruise ora non so se ce ne ha una, però dovrebbero partire mi pare con un 3, con un 3 in difesa. Partire con un 3 in difesa e dare un altro 3 in difesa vuol dire che se anche Marina non più 3 all'attacco, gli fanno 3 danni. 3 danni sono veramente una miseria, quindi a quel punto hai bisogno di unità pesanti che fanno bonus contro corazzate, ovvero i Viking. Io non capisco intanto perché sto registrando e questo replay mi si vede perfettamente, non mi scatta. Oggi provavo già a registrare con Heroes of the Storm e il gioco scatta, eppure sulla carta le unità e la mole di lavoro che insomma c'è per muovere tutte queste unità dovrebbe essere maggiore per StarCraft 2, non per Heroes of the Storm. Però StarCraft 2 mi va bene, Heroes of the Storm lag. Va bene, speriamo che un giorno riuscirò a risolvere anche questa cosa, quantomeno per fare vedere delle partite in diretta senza patema d'animo. Se state guardando questa partita e siete giocatori di Heroes of the Storm, vi aspetto nel Nexus, aggiungetemi e giochiamo insieme. Questa comunque come partita è il classico esempio di un giocatore che canna i timing, cioè l'avversario. L'avversario ha sbagliato i timing, quindi ricordatevi sempre, c'è un momento per fare qualsiasi cosa. Il momento in cui lui ha fatto Battle Cruise non era il momento di farli. Quindi questo si chiama game sense, riuscire a capire quando è opportuno fare qualcosa e quando invece non lo è. Molta attenzione. Tra l'altro, se non sbaglio, Nio non sa neanche che qua c'è una base, altrimenti avrebbe attaccato quella. Anche questo, se così fosse, è un altro errore abbastanza grosso. Infatti, non lo sa. Questa cosa ci ricorda che bisogna sempre avere un ottimo map control. Voi capite che qua l'avversario sarebbe stato completamente tagliato fuori se Nio passava da questo punto per attaccare questa main. Tra l'altro era lui che aveva il vantaggio del passaggio contro un avversario che invece aveva questa strettoia causata dalle rocce. Tantissimi Elbat a difesa dei poveri Marine che muoiono, anche se da dietro le retrovie fanno veramente tantissimi danni i tank, e quindi la situazione viene perfettamente riequilibrata.
Quant'è questa? 2-0, veramente bassissima. Siamo a 28 minuti. Questo è il momento della partita in cui si sparano tipo 10 scan contemporaneamente e si va a vedere se eventualmente ci sono basi sparpagliate nella mappa. Arrivano i Thor. Vediamo un po'. Per quanto riguarda la produzione, il 3 all'attacco non c'è. Non c'è né il 3-3 per la fanteria, né il 3 all'attacco per la mech. Anche questo è errore, in quanto comunque sia qua di risorse ce ne sono tante, quindi si poteva fare praticamente tutto. Ed è normale dare la precedenza, non ai Thor, ma agli upgrade. Avere una quantità così enorme di unità con il 10% in più di attacco, beh, fa notevolmente la differenza rispetto a un Thor. Va bene, va bene. Ah, vediamo un po'. L'avversario si praticamente ripara nelle retrovie. Qua nel frattempo è stato messo un centro di comando orbitale. Qua intanto credo che non mi sono. Non ho guardato i gruppi. Stessa cosa che dico ad altri. Puta caso, effettivamente non stai semplicemente facendo regroup in questo momento. E non. E praticamente effettivamente non usi dei gruppi apposta e ti consiglio ovviamente di utilizzarli, non fare affidamento sul tasto F2, perché soprattutto quando si fa Marine Tank a meno, cioè bisogna tenere un gruppo, bisogna andare di gruppi di controllo, è decisamente più agevole, altrimenti veramente si rischia di rimanere incartati con le dita sta tra mouse e tastiera, perché comunque sia bisogna avere la perfetta padronanza di quando i tank vanno messi in siege, di quando la fanteria deve essere splittata e delle unità che effettivamente stanno ingaggiando e non di quelle che magari stanno spawnando dalla base. Va bene, non capisco perché l'avversario non ha lasciato, più che altro perché non ha più possibilità di uscire da questa base a questo punto. I Viking danno un'ottima visuale, è vero che ci sono altri Viking in produzione, ma ormai diciamo che il Terran Blu è alla frutta. Io credo che a breve arriverà il GG. Andiamo un po' più avanti, perché insomma è un momento veramente tranquillo, insomma, non sta succedendo niente di che. Ecco, qua finalmente viene forzato il blocco. Si può fare quando ovviamente la quantità di unità è nettamente maggiore, in questo caso Neo aveva questo vantaggio. Va bene, andiamo un po' ancora avanti. Che vado, non so quando finisce questa partita. Col fatto che ho tolto i timer, non lo so. E mi aspetto il GG da un momento all'altro, in realtà. Perché cioè non si può veramente fare nulla. Tra l'altro, non sta neanche costruendo eventuali strutture di produzione nelle varie espansioni. E se anche lo facesse, sarebbe comunque sia estremamente complicato andarla a difendere. Non è un caso che la main è l'unica posizione veramente sopraelevata e facilmente difendibile. Perché ovviamente rimane difficilmente attaccabile se non attraverso un unico punto e attraverso via aerea, che può essere comunque sia difesa attraverso le torri. 2 per quanto riguarda l'attacco, l'armatura non, diciamo la corazza non è stata imparata, però va bene, pazienza. Finalmente, diciamo nel finale, Neo capisce che insomma l'avversario ha praticamente anche un'altra base e quindi questo riesce a, diciamo, comportare la distruzione di eventuali spazi porti che qualora fossero riusciti a produrre Battle Cruising Mass avrebbero potuto dilungare la partita, ma francamente non c'è nessuna possibilità in questo momento. Tra l'altro sto costruendo una Banshee e sta mettendo in produzione il clock, non ho idea di cosa gli possa servire. Qua l'unica cosa che effettivamente può fare la differenza è un bel GG. Ormai siamo anche, per quanto riguarda anche la terza dell'avversario sotto assedio. GG, finalmente è arrivato. E va bene, queste sono le classiche partite che quando le vinci ti danno una soddisfazione immensa ed è il motivo per cui noi giocatori di StarCraft 2 amiamo così tanto questo gioco. Queste partite veramente lasciano una soddisfazione e io ne so qualcosa notevole. Poi anche qua la soddisfazione è proporzionalmente più elevata in funzione anche della durata del game, così come la frustrazione nel perdere un game è proporzionale alla durata del game. Detto questo, io sarò abbastanza onesto.
Questa partita, per quanto Nio è stato molto bravo nella seconda parte, l'ha persa l'avversario nella prima parte, perché l'avversario nella prima parte era andato sopra di macro e ha avuto un ottimo spunto nel fare quel contain. Poi lì praticamente si è perso letteralmente in un bicchiere d'acqua, perché ha provato uno switch improponibile a Battlecruise in un momento in cui i Marine possono ancora fare la differenza e sono ancora stracosto efficienti. Non aveva i tank in posizione, Nio è riuscito a distruggere il contain e a quel punto la partita è andata malissimo perché l'avversario si è ritrovato sotto di una base e a difendersi e con il MAS BC in produzione che è stato messo in campo prima del dovuto e che quindi ha perso tantissime unità quanto basta insomma, per non renderlo letale in seguito, perché ovviamente quando si raggiungono poi 200 Battlecruiser comunque sia complicatissimo distruggerli, servono mine, servono tank, servono Vi eventualmente anche Raven, cioè veramente estremamente complicato. Quindi Neo ha preso bene i timing, ma come ho detto, ha sbagliato l'avversario a fare i timing di produzione. Lì era molto meglio fare dei tank, a quel punto difendersi magari su tre basi, prendere quel vantaggio e andare di Battlecruise. Altra piccola pecca, che proprio piccola non è, mi raccomando, con la terza base, 21 minuti sono tanti e sempre meglio farla una in base, le risorse c'erano, farla prima è decisamente un'ottima idea, così come il numero dei 6 CV continua ad essere effettivamente un po' bassino. L'idea è che comunque sia, arrivati ad un certo momento della partita, con il fatto che la partita inizia ad essere parecchio costosa in termini di APM, ci si scordi un po' delle meccaniche base. E questo, magari contro giocatori un po' più capaci, può portare effettivamente a diciamo un grosso affanno quando si inizia ad arrivare nei late game, dove effettivamente si vede che la nostra produzione non è all'altezza di quella dell'avversario. Nel complesso, Nio comunque si è dimostrato, devo dire, di avere dei nervi d'acciaio, gli errori in early game si fanno, poi però è bello vedere come è riuscito a gestire la partita nel, diciamo, dal late game in poi, cioè da in quella fascia di tempo che va da 20 minuti fino alla fine della partita, che quindi sono quasi 20 minuti di game, quindi per oltre metà game ha dominato con scelte veramente ben azzeccate. Anche qua piccola nota, mi raccomando, specialmente in mappe così piccole dove è ancora più semplice farlo, tanti scout, perché rendersi conto che questa base era qui soltanto alla fine della partita può effettivamente andare a danneggiare una partita dove magari le sorti sono ancora più equilibrate, perché quando sbagli a pressare in questo punto e rischi tantissimo perché i tank sono già ben posizionati, le unità dell'avversario spawnano a delle posizioni particolarmente vicine, e quando in realtà c'era una posizione come questa ben più appetibile e facilmente attaccabile, è assolutamente un errore. Quindi mi raccomando, cerca di avere un po' più di scout, perché mi è sembrato anche nella fase dell'early game che sia stato quello poi a metterti in una condizione difensiva che ti è mancato, in quanto comunque sia l'avversario ti è passato praticamente da una zona non protetta dalle torri Xel'Naga e te lo sei ritrovato praticamente in base. Nonostante poi avevi un esercito che tranquillamente in fase difensiva poteva battere quello dell'avversario. Ragazzi, non credo che ci sia molto altro da dire, anche perché poi insomma era un replay abbastanza lungo e inizio persino a perdere la voce. Io ringrazio Nio per averci passato questo replay, ringrazio chi questo replay lo ha guardato. Vi auguro buona giornata e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!